durata di quelle vite fatte, fatte così. Era un periodo in cui io stavo scappando dalla televisione, quella che veniva considerata la televisione. Avevo appena fatto dei programmi di grandissimo successo ed ero all'apice della mia popolarità. Avevo fatto Una rotonda sul mare, ero conosciuto dal 97%, dal 95% dei ragazzi sotto i 25 anni e dall'89% della popolazione italiana, questo mi dissero in seguito. Però non ero felice, avevo bisogno di qualcos'altro. Essere famoso non è una cosa bella, anche se tutti oggi cercano la fama. E volevo fare qualcosa, stavo uscendo da quella che era la mia strada, la strada di un artigiano della musica e che dava spazio alla cultura. E allora andai su Video Music, una televisione che aveva il 50% della illuminazione nel territorio nazionale, nel 1992, e iniziai questa esperienza di Roxy Bar. Il nome lo presi dalla canzone Vita Spericolata di Vasco Rossi, per il concetto del bar, perché il bar è il luogo dove sono tutti uguali, quindi sono tutte star a Roxy Bar: l'imprenditore che arriva con la Ferrari o il disoccupato che arriva in bicicletta, nel bar sono uguali. Il bar della provincia per me o il bar della montagna per Vasco sono uguali. E il concetto era quello di dare spazio alla musica, alla cultura, e così siamo andati avanti per tanti anni, fino al 2001. Abbiamo vinto 3 Telegatti, battendo addirittura il Festival di Sanremo, il Festival Bar, sono tutte le manifestazioni. E nel 2001 poi è arrivata MTV, che ha comprato le frequenze. C'è stato un brutto giro anche politico con l'Unità di Walter Veltroni, che allora era il direttore, che ha appoggiato MTV e quindi ha creato la campagna Salviamo MTV, e poi dopo hanno cancellato la cultura italiana, quindi hanno cancellato Video Music, hanno cancellato la Ricordi, Casa Ricordi, hanno cancellato la Fuori, eccetera, tutto nel giro di un anno. E allora io me ne sono stato fuori, non ho accettato di andare a fare ospitate televisive o il resto. Per un po' di anni ho fatto un DVD mensile in edicola a Roxy Bar, ho aperto per un anno senza molto successo in Roxy Bar come locale, perché per avere successo come locale devi permettere che la gente si ubriachi, devi permettere che la gente, ad esempio, che ci siano anche spacciatori di droga, perché i locali lucrano su questo. Io invece, da me, con orgoglio posso dire che in un anno di apertura del locale come locale non è uscito nessuno ubriaco. E poi dopo è arrivato da me Gianni Armetta, che mi ha fatto vedere una piattaforma fantastica, Streamit, dove c'era la possibilità di fare un canale televisivo, ed è nato Roxy Bar TV. Nel giro di 20 giorni abbiamo deciso, siamo partiti. E dopodiché c'è stato abbiamo iniziato con Roxy Bar. Dopo un anno e mezzo, dopo 2 anni circa, cioè il sogno era quello di fare il Roxy Bar. Per far questo avevamo bisogno di uno sponsor, abbiamo trovato la Golia che ha investito su di noi e ci ha dato fiducia, ed è tornato il Roxy Bar. Oggi molto più rivoluzionario di allora. Devo dirti che molti dicono il format Roxy Bar, in realtà Roxy Bar non è un format, perché un format è qualcosa che si ripete uguale, con le stesse caratteristiche in tutte le puntate, che ha delle regole ferre. Roxy Bar è tutto allo stato brado, e quindi le puntate sono tutte straordinarie, anche quelle che non hanno super ospiti, perché chiaramente ti potrei dire che, non so, quando è venuto Pavarotti, oppure ti potrei dire quando sono venute le Spice Girls, ma non è così. O quando di recente è venuto Max Pezzali, Fausto Masoella, Paolo Fresu, ho fatto una roba strepitosa, o quando è venuto Gino Paoli con Danilo Rea, o Morandi con Gianluca Grignani, ma non è così. La bellezza è quella di dare lo spazio alle persone di esprimere la propria arte. Questo non è più permesso. Siamo in una società dove ci sono 41% di disoccupati tra i ragazzi, e non viene neanche dato loro l'opportunità di esprimersi con le proprie musiche. Quindi anche il trofeo Roxy Bar è importante, perché sono emergenti che possono fare le proprie canzoni, non essere attori che interpretano le emozioni che hanno scritto altri nel passato, come succede nei talent,
oppure dover fare cover band nei locali dal vivo. Quindi sei il Roxy Bar, anche quando mi chiedono qual è la tua più bella intervista, tutti si aspettano che io dica, che ne so, Paul McCartney o George Harrison, di cui uno spezzone è stato preso anche da Martin Scorsese per il documentario su George Harrison, o Keith Richard, o Mick Jagger, o Frank Zappa, o Fidel Castro. In realtà è con un pittore, William Condon, un pittore semi sconosciuto, che però straordinario, quello che ritengo la mia più bella intervista. Sai, non c'è una puntata come se io chiedessi a te qual è stato il bacio più bello che hai dato nella tua vita, ce ne sono stati tanti. E per me ogni Roxy Bar è come baciare un qualcosa, è come ogni intervista è come fare l'amore, perché è un'onda e devi cavalcare quest'onda della sensibilità, delle emozioni. Quindi non c'è una puntata.